Prodotti per la prima infanzia, prodotti fitoterapici, farmaci tradizionali, prodotti di cosmesi, prodotti omeopatici, parafarmaci, farmacia di Malpensa, Terminal 1, aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20. Somma Lombardo, Somma Lombardo. Amici di Somma Lombardo TV, benvenuti al tradizionale appuntamento di luglio nel quale vi raccontiamo l'evento che per noi è l'evento dell'estate sostanzialmente, e ci abbiamo anche una ragione in più. Ci troviamo alla Locanda Trischeri di Sorbiate Arno, ristorante pub celtico medievale, e chiaramente non potevamo scegliere luogo migliore per poter parlare di quello che stiamo per annunciare. Ne parliamo immediatamente con il presidente della Proloco, Walter Mascheroni, che ci racconta la festa e cena medievale del 2014. Grazie, buonasera Michele, vi ringrazio per l'ospitalità. Come vedete stiamo già entrando in tema, perché siamo in compagnia con uno dei gruppi che il 26 e il 27 luglio animerà la festa medievale di Somma Lombardo organizzata da Proloco. In particolare loro sono i cavalieri della penna e della spada di Cassano Magnago, e come vedete non sono di Cassano Magnago, di Legnano, scusate, avevo capito. Come vedete questa sera sono già pesantemente vestiti, perché hanno già indossato l'armatura pesante con cui poi affronteranno anche dei combattimenti veri e propri. Siamo arrivati e giunti alla quinta edizione della festa medievale a Somma. Si svolgerà questa festa nei dintorni del castello Visconti di San Vito, tra il castello e il parco, e inizierà sabato con il mercato al pomeriggio, mercato medievale, e poi a seguire la sera ci sarà la cena medievale, animata anche quella da spettacoli con i cavalieri, con il fuoco, con i falconieri. Insomma, ci saranno una serie di spettacoli durante la cena. La cena sarà tipicamente con un menù dell'epoca, e come prevede la tradizione naturalmente, il consumo della cena sarà a mani nude, a parte un cucchiaio di legno che era l'unico oggetto in uso a quel tempo. La domenica invece ci sarà il mercato medievale, e la festa inizierà al mattino e si concluderà verso le 18 o le 19. Vorrei far dire due parole anche a Bruno, che è stato uno degli iniziatori della festa, perché la prima edizione, se non sbaglio, è stata ideata da lui, quindi magari vuoi dire due parole. Ma innanzitutto è una manifestazione che ha il patrocinio della Regione Lombardia, della provincia di Varese, il comune naturalmente di Somma e della Fondazione Visconti di San Vito del Castello. E ha devo dire che c'è un contributo come patrocinio, anche un contributo economico dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ci segue sempre e appoggia sempre le nostre iniziative. Che dire, quest'anno cambiamo menù come medievale, come contorno, e difatti faremo il primo torneo con la spada, con armature pesanti, e questo non lo organizziamo noi direttamente, ma mi ha dato una grossa mano, anzi ci ha pensato tutto lui, Andrea, della compagnia della penna della spada, perché è abituato a fare queste cose. Comunque si meneranno bene, e vedremo un attimino cosa fare. Io voglio proprio vederli al sole nel pomeriggio con su le sardine in scatola, che effettivamente dura, però metteremo del ghiaccio all'interno, che chi lo sa, potrebbe essere una buona soluzione. Comunque è una manifestazione, quest'anno la facciamo appunto, come diceva Walter, in due giornate. Devo dire che c'è anche un preludio al giovedì sera c'è un concerto di musica antica, organizzato sempre da noi, e suonerà un'orchestra dell'Accademia Viscontea di Milano, e questo concerto è patrocinato dalla provincia di Varese,
segue un altro concerto che abbiamo fatto a maggio, però è sempre sulla linea molto interessante con strumenti dell'epoca. Questo concerto si farà nella sala del Castello Visconti, naturalmente, giovedì, ingresso libero, pertanto venite perché è interessante. Bene, io se possiamo vorrei anche due parole con Andrea, perché magari si dice due parole in più sulla vostra compagnia. Salve, io sono Zefiro della compagnia della Penna della Spada di Legnano. Quest'anno porteremo a Somma Lombardo, come si è detto, il torneo in armatura. Avremo una ventina circa di combattenti di tante compagnie, arrivano fino da Livorno addirittura, e si contenderanno il titolo con veri combattimenti, con armature reali. Non sono giocattoli. Come tale bisognerà fare attenzione alla sicurezza sia dei combattenti ma soprattutto del pubblico. Saranno comunque, penso, momenti emozionanti, perché con la lunga esperienza che ho di combattimenti medievali devo dire, soprattutto in quegli eventi dove mai si era vista finora una cosa del genere, il pubblico è veramente interessato a questo tipo di attività. Sono cose veramente di tempi remoti. Bene, non ci resta quindi che venire a trovarvi il 26 e il 27 luglio a Somma Lombardo in occasione della festa e cena medievale, la notte medievale a corte dei Visconti. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, ecco, voglio aggiungere che quest'anno inoltre abbiamo arricchito la festa con un concorso fotografico estemporaneo, dove chiunque potrà cogliere i migliori momenti della festa, dei combattimenti, degli spettacoli, e questa, poi le foto, le migliori naturalmente, saranno esposte durante la Fiera del Castello, probabilmente a settembre, il 21 di settembre, sempre nel castello, nel cortile del castello. Comunque ci stiamo organizzando per cercare un luogo idoneo. Questa è una novità e cerchiamo di trovare delle immagini importanti, naturalmente. Chiunque voglia partecipare sia alla festa medievale, alla cena, sia al concorso fotografico, può entrare nel sito del prolocosommalombardo.com, dove c'è il regolamento del concorso fotografico, che comunque non costa niente perché è libero, non si paga niente. Non daremo nemmeno premi, una pergamena, una targa, sì, una pergamena così di ricordo per le foto più belle, però è libero a tutti e speriamo che siano molti. Non so se c'erano già le macchine fotografiche nel Medioevo. No, era difficile. No, le dipingevano, era dura però dipingere, per fare dei quadri. Beh, noi siamo un pochettino più veloci. Bene Bruno, io adesso chiudo col momento sentimentale, perché 5 anni fa, in un baretto a Somma Lombardo, insomma in una serata un po' d'estate, mi dicevi: abbiamo un castello bellissimo e manca una festa medievale. C'era anche un po' di scetticismo da qualcuno: ma sì, ma è rischioso fare una cosa del genere. A distanza di 5 anni, con questa nuova edizione, come ti senti? Beh, sicuramente abbiamo fatto dei passi da gigante. Il primo anno ci hanno aiutato e pertanto ringrazio la compagnia della Contrada San Domenico di Legnano. Poi siamo andati con le nostre mani, con i nostri, e ogni anno c'è un crescendo. Io sono convinto, c'è un crescendo che tutto sommato non è proprio merito nostro. Il nostro merito, diciamo, è un 30%, perché l'altro 70% è merito dell'ambiente. Abbiamo un castello che è stupendo, abbiamo un parco che è stupendo, e allora da lì, se Andrea ci vorrà supportare anche in futuro, si potrà veramente trarre qualcosa di interessante. Io una volta dissi, come battuta, tra 10 anni può diventare una delle migliori feste che ci sono nell'Alta Italia. Va bene, piano piano penso che ci arriveremo, ma penso che con un po' di fantasia e tanta buona volontà ci si può arrivare, anche se ci sono delle feste magnifiche. Però noi in compenso possiamo mettere sul piatto della bilancia un luogo stupendo. Mi raccomando, venite a visitarlo, perché anche l'interno vale. Oltretutto, quelli che partecipano alla cena avranno anche uno sconto per l'ingresso dentro nel castello. Perfetto, allora appuntamento a sabato 26 e domenica 27 luglio. Chiaramente Somma TV non può mancare, quest'anno saremo presenti con l'altra nostra realtà, la Locanda Il Trischele. Grazie a tutti e alla festa medievale di Somma Lombardo.
Somma Lombardo, Somma Lombardo, TV.